L'esperienza supera ormai i 40 anni. OMAG vende in giro per il mondo, al punto che l'80% del fatturato è globale, dalla Russia alla Cina, all'Ucraina, al Vietnam, all'Australia, più ne metta. Però prima tu ci dicevi una cosa importante, che per riuscire davvero a vendere, a essere tranquillo, il cliente deve venire qui, a gradare, sotto la rocca. Perché? È certo che avere un cliente qua in casa è un punto di forza per l'azienda perché può toccare con mano quello che noi cerchiamo di trasmettere girando il mondo, fiere, internet o pubblicità. Però quando il cliente entra nella nostra azienda riesce a calarsi nei vari reparti, vedere le peculiarità della nostra azienda. Quindi da chi pensa a chi produce, a chi collauda i macchinari, riesce in più a percepire la nostra emozione nel fare queste macchine, la nostra voglia di dimostrare che cosa in tutti questi anni abbiamo imparato e percepire e vedere quello che noi siamo riusciti a sviluppare in funzione di richieste che magari un tempo ci potevano sembrare un qualcosa di strano, un qualcosa che potesse solo complicare il nostro lavoro, oggi di queste esigenze ne abbiamo fatto il nostro punto di forza, il nostro stimolo. Ci sono esperienza, tecnologia, affidabilità, velocità, però nelle vostre macchine, che pure sono macchine per il packaging, c'è un'attenzione importante all'estetica. Perché? Beh, è un po' l'estetica è lo specchio della nostra azienda, è un po' quello che tu per primo fai vedere, poi dopo un cuore grande dell'affidabilità della tecnologia c'è sempre stata, sono 40 anni che vendiamo questo, però secondo me l'estetica è quel qualcosa in più che oggi più che mai ti qualifica, ti posiziona e comunque ti rende anche competitivo rispetto agli altri. La crescita di OMAG è esponenziale ed è molto più grande di quella che è la crescita del comparto. In due parole, quali sono secondo te le ragioni? Ma le ragioni probabilmente sono che oggi più che mai ci stiamo facendo conoscere, che comunque è un prodotto altamente tecnologico e è un prodotto comunque che si è avvicinato tantissimo alle esigenze del cliente e credo più che mai che OMAG abbia fatto sua l'esigenza di tutti e si sia fatta un po' catena e continuativa del processo produttivo del cliente. La parola chiave, mi dicevate prima, è flessibilità, che non significa solo quello che costruite, ma è anche la vostra mentalità. Certo, la flessibilità è il nostro slogan, è il nostro punto di forza. Fare macchine su misura ci stimola, ci piace ed è quello che vorremmo continuare a fare. Dall'alimentare, che è stato il vostro core iniziale, oggi il farmaceutico ha preso molto piede. Quali sono gli stimoli di questo nuovo campo? Beh, sicuramente è un campo che ti mette molto di più alla prova, ha molte più esigenze, di altri settori, è però anche il settore che enfatizza di più la forza della nostra azienda. Un'azienda dove la parte di sviluppo tecnico, di ricerca, sviluppo ha una grossa forza, una grossa valenza e un numero molto alto di addetti coprono questo reparto. Un'ultima domanda, è casuale che questo successo anche globale venga da un'azienda italiana? Il Made in Italy in questo campo ha ancora un valore? Ma sicuramente, il Made in Italy ha sempre avuto e continuerà ad avere un gran valore e vedo che comunque è riconosciuto a livello mondiale e apprezzato da tutti.